Michelina Valiante, docente di italiano della scuola media di Ielsi. Eh, lei ha guidato i suoi alunni in un progetto importante durante tutto l'anno scolastico che ha trovato risvolto e coincidenza proprio ora nella lavorazione dei carri di Sant'Anna. Di cosa si tratta? Allora il progetto è un progetto di promozione a, della lettura, dal titolo Lego Ergo Summa. Quindi durante tutto l'anno scolastico noi abbiamo eh, messo in atto laboratori di lettura animata, eh, abbiamo fatto leggere ai ragazzi mh, dei libri e, e quindi loro sono in effetti eh, molto preparati insomma, su questi libri che poi hanno realizzato nella scuola del carro. Quindi la scuola del carro è stata una prosecuzione di un lavoro già svolto durante tutto l'anno scolastico e che proseguirà anche l'anno prossimo e fra due anni, insomma, avrà una durata triennale. Quindi i ragazzi hanno letto dei libri, scegliendone uno poi per portarlo sul carro. Sì, ogni classe ha letto un libro. La prima media ha letto Il Corsaro Nero di Salgari la seconda media Il richiamo della foresta di Jack London e invece la terza media Il piccolo principe di Excuperi, un autore francese. Momenti importanti di preparazione di lavorazione ai carri, sono fautori anche di una tradizione della cultura locale? Eh beh, sì, certamente sono fautori di una cultura locale, questa è la nostra identità, la scuola del carro, eh, la scuola del carro or oramai, eh, sono anni che viene perpetuata sul nostro territorio ed è frutto di un protocollo d'intesa tra la scuola eh, media la scuola, e la, la commissione di Sant'Anna. E allora più che mai in questo momento dalla teoria alla pratica. Esattamente, proprio dalla teoria alla pratica. Ma eh, mi sono accorta che noi non abbiamo nemmeno tanto insistito sulla, sulla scelta di questa tematica. È stata proprio una scelta loro, spontanea. Evidentemente avevano le idee chiare su questi libri e hanno voluto rappresentare adesso in maniera molto eh, laboratoriale eh, la teoria che hanno appreso durante l'anno scolastico attraverso l'applicazione delle tecniche della lavorazione del grano, il grano tostato, il grano semplice, la paglia tritata, la paglia schiacciata e, e, e tante altre tecniche di lavorazione che vengono comunque messe in pratica per la realizzazione dei carri. Dunque è un lavoro dove tanti aspetti in modo complementare giocano eh, un ruolo importante. Sì, tanti aspetti e tante figure perché mai come adesso c'è bisogno di, eh, di lavorare insieme, la scuola, eh, le, la comunità operante sul territorio, le istituzioni, la commissione. Tutti insieme dobbiamo dare eh, una mano affinché questi ragazzi si distolgano pure un po' da quello che è, è la tecnologia eh, semplice e pura, ma eh, comincino anche un po' di più a riflettere e, a, a, e quindi a, a leggere, acquisendo dalla lettura delle idee, che poi, eh, delle idee dei, um, nuovi termini che poi possono servire loro per diventare delle persone un po' più complete, un po' più in un certo senso più. Culturate, eh, più libere. No? Sofia, Chiara e Giovanni, prima media, anche voi fate parte della scuola del carro, state lavorando alacremente per realizzare il vostro tema. Abbiamo visto, abbiamo chiesto alla professoressa, è un tema eh, che avete preso dalla letteratura durante l'anno, avete letto un libro, Il Corsaro Nero. Sì. Uh, questo, questo tema l'abbiamo scelto proprio per l'appunto perché l'abbiamo letto a scuola. Uh, l'abbiamo letto nel, lo, nel nostro progetto di lettura Lego Ergo Summa. Uh, questo progetto l'abbiamo rappresentato anche all'Università di Cambobassa, allora ci è venuto in mente di rappresentarlo anche alla scuola del Carro. Vi siete organizzati in che modo? Come avete deciso i ruoli e le parti? Beh, ognuno quello che voleva fare poteva fare prima, que e quelli che non volevano fare allora non han hanno deciso di non fare la loro parte. Bene, come vi sentite? Cosa vi aspettate per il prossimo 26 luglio? Ma speriamo che questo carro esca bene, sembra di sì. <ride> Intanto c'è tanto impegno, tanto lavoro, tanto divertimento tutti insieme. Sì, questo sì, sembra il divertimento. Allora ragazzi, buon lavoro. Grazie. Grazie. E sono con altri tre tutor che hanno guidato i ragazzi, hanno supervisionato il lavoro della prima, seconda e terza media. Come vi chiamate? Erika. Rossella. Gianluca. Come è andata? Ma bene, siamo trovati bene diciamo. I ragazzi vi hanno ascoltato, vi hanno seguito? Eh, diciamo di sì, però comunque sono vivaci, però nel lavoro si danno da fare più fatica impegno o divertimento? Più fatica e impegno, anche se dopo quando arrivava il momento di pausa era divertimento assoluto. Cosa avete imparato da questa esperienza? Ma sicuro a gestire qualcosa che non avevamo mai fatto perché noi fino all'anno scorso eravamo gli alunni, non i maestri. E quest'anno dall'altra parte come si sta? Ma diciamo bene, comunque Bello stare con altri ragazzi ed aiutare le tecniche che abbiamo fatto noi negli anni scorsi, comunque riproporle a loro e insegnare qualcosa. E i ragazzi come hanno ricepito tutto questo? Beh, i ragazzi di terza e seconda media, che erano già eh, vari anni che partecipavano, hanno reagito molto bene. Però quelli, anche quelli di prima media hanno reagito bene, però bisogna eh, stare più attenti e insegnare loro. Nuove tecniche, se non riescono a percepirle eh, la prima volta bisogna rispiegarle anche più volte, però alla fine anche sono stati bravi. Gian Paolo Papa, presidente della Proloco di Ielsi. anche la Proloco quest'anno sfilerà il 26 luglio eh, durante la sfilata in onore di Sant'Anna con un proprio carro. Come procedono i lavori? Allora i lavori stanno andando bene. Come ogni anno stiamo un pochino in ritardo ma è sulla tabella di marcia ma è normalissimo quindi eh, nell'ultima nell settimana insomma, che, che ci divide da Sant'Anna riusciremo a completare i lavori. Eh, noi ogni anno come Prologo eh, ci impegniamo a realizzare un carro non solo per arricchire la sfilata ma anche per eh, dare eh, un contributo eh, alla possibilità, cioè alla festa sia per poterla Ehm, esportare fuori, quindi dando diciamo, in omaggio alcune strutture che sono state fatte, eh, realizzate in passato e sia per arricchirla per quanto riguarda dei temi diciamo, eh, più importanti. E per, eh, sono, questo è il terzo anno che eh, il carro in, in pratica viene realizzato eh, dalla Pro Loco Young, che è un gruppo di, di giovani. Eh, 17 anni 18 anni che eh, si sono impegnati e ormai stanno lavorando da un mese eh, a tempo pieno per la realizzazione di questo carro noi come diciamo, prologo come prologo diciamo di adulti ci siamo, eh, diamo un supporto logistico un supporto tecnico però il lavoro in effetti lo stanno facendo loro cinzia allora ti vediamo un po incastrata in un simbolo, un pezzo che farà parte del carro, ma non svegliamo di cosa si tratta. Impegnatissima ad attaccare che cosa? Allora, stiamo attaccando le striscette di paglia che abbiamo fatto con lo scotch. Eh, su questa base con il Bostik, quindi sto spalmando la colla che poi Sara attaccherà le fascette. Cosa ti piace di più della preparazione dei carri di Sant'Anna? Eh, vabbè, sicuramente il fatto che siamo tutti quanti insieme, quindi ci divertiamo, poi lo facciamo per la tradizione, per il paese, per portare avanti tutto e anche spesso i momenti di svago, oltre a comunque il lavoro che c'è sempre. Divertimento, impegno, fatica, ma poi si lavora per Sant'Anna. Sì, questa è la cosa più importante, come ho detto prima lo facciamo per la tradizione, perché siamo noi giovani il futuro ed è giusto che continuiamo quello che hanno iniziato quelli prima di noi. Francesco, impegnatissimo anche tu a realizzare una sorta di cordino. Sì, è un cordone che alla fine viene messo nei punti del carro dove serve una rifinitura, però alla fine non è neanche complicato. E... Cioè, comunque lo facciamo per la sanda alla fine. Quindi a te i dettagli? Sì, mi han, hanno imparato a fare questo cordone, anche che non è del posto. E apprezzo queste cose, piace fare queste cose a me, quindi ci mettiamo tutto l'impegno. Buon divertimento allora. Grazie mille. Salvatore, sei pronto a partire? Cosa porti in giro? I pali. I pali decorativi con le trecce per... che andranno ad allestire il paese. Eh, no, sì. Bene, allora buon lavoro e buona Grazie. serata. Presidente, Vena, allora le trecce sono quasi tutte pronte, i carri in fase di ultimazione, qui a Ielsi l'atmosfera è incandescente, si aspetta il 26 luglio con ansia, con davvero un sentimento di fede, di condivisione e di spirito di comunità. Sì, ormai siamo giunti quasi, diciamo, è tutto, è tutto pronto, quindi aspettiamo soltanto che, che arriva la festa e, e si parte. Quindi diciamo che siamo a buon punto, siamo messi bene, quest'anno siamo messi bene. Quindi un invito anche a tutti i telespettatori non solo di Telemolise, non solo di Viaggi in Molise, ma a tutti i Molisani e anche le persone che abitano nelle regioni attorno. Sì, l'invito e l'annuncio che voglio fare è per tutti coloro che amano questo tipo di, di manifestazione e tra, tradizione di venire qua ieri, il giorno del 26 luglio, perché sicuramente rimarranno soddisfatte per le opere d'arte che riusciranno a vedere qua che sfileranno per la sfilata e saranno accolte sicuramente nel migliore dei modi. Quindi vi aspettiamo tutti e vi ringraziamo anticipatamente. Grazie. Cari amici eccoci giunti a conclusione di questa grande fase di lavorazione delle trecce in onore di Sant'Anna che andranno ad addobbare le strade di ieri il 26 luglio e la fase di ultimazione dei grandi carri che sfileranno proprio eh, nel giorno della festa della Santa. Grazie di averci seguito, intanto vi ricordo che ci potete seguire sul canale 11 e 12 del Digitale Terrestre, sul canale 96 per l'Abruzzo, sull'880 per Roma Capitale e sul nostro canale tematico il 212 di Molise mio, oltre che sul sito www.telemolise.com. Da Yelsi vi saluto e vi aspetto a un prossimo viaggio in Molise con noi.